Beh, secondo me oggi per la prima volta da quando io sia da giocatore che da allenatore ho visto una cosa pazzesca, giocare in tre. Invece che di solito c'è l'avversario, te stavolta di solito il fango, il vento, la neve, però dicevo la pioggia, una cosa così 95 minuti così continui non mi era mai capitato di vedere, è stata un'anomalia e anche la partita è stata anomala come avete visto anche voi. Oggi il primo tempo a parte si è fatto senza che ha creato tanto il tempo, soprattutto quando avanti si è visto una cosa molto affiatata, è stata una Juve Stadio forse bellissima dietro o loro hanno disputato davvero una grande. Beh, bisogna veramente, io sapete che ho fatto spesso i complimenti a Zavettieri, un attore secondo me di alto profilo e la Jugoslavia, come ho già detto, da quando c'è lui sta facendo molto bene, adesso che ha la squadra al completo è una squadra importante, lo sapevamo, no? Era una delle prime 6 o 7 squadre, e è venuta a giocarsela secondo me in modo veramente, non aveva giocato quasi mai con due punti, due esterni offensivi, aveva sempre giocato con o Cancellotti o con Tessa Alti, no? Negli esterni, dunque se l'è giocata giustamente perché a questo punto del campionato sono abbastanza fuori dalla zona calda e si vogliono prendere delle soddisfazioni e questo, visto che noi insomma in casa abbiamo fatto parecchi punti, se l'hanno solo giocata veramente a viso aperto e questo ci ha permesso a noi di giocare l'uno contro uno qualche volta davanti e di metterli in difficoltà, però anche loro era uno contro uno, poi dopo noi abbiamo cambiato proprio perché era veramente una partita anomala, questo terzo incomodo ha falsato un pochino tutte le traiettorie, è andata bene a noi ma era una partita veramente complicata. C'era di notte proprio la coppia Arrighino-Banchieri, la differenza? Beh, i soliti attaccanti fanno la differenza, noi, io sono molto contento perché il gol da loro diciamo la voglia anche di fare altre cose. Sappiamo che gli attaccanti quando non trovano il gol si innervosiscono, eccetera. La Mantia e Righini sono i due attaccanti titolari, lo sono sempre stati, se non c'è stato Raimondi, che era, poi andando via Raimondi è normale che la coppia titolare è questa quando stanno bene. Però ripeto, oggi per esempio c'è stata qualche scelta tipo quella di Criaco che non stava benissimo, per fortuna lì una volta tanto l'aveva azzeccata proprio perché il vento gli avrebbe veramente, questa giornata l'avrebbe messo in grave difficoltà e anche Cavallaro per esempio che è un giocatore che dopo 9 mesi ha fatto 6-7 partite consecutive e tirare troppo rischiamo qualcosa, dunque siamo stati bravi e fortunati. Guardando la formazione che scese in campo e chi eri panchina per problemi o scelte e chi non c'era, tipo Gianni, la sua presenza comunque al netto di qualche disponibilità, 15-16 giocatori che sono all'altezza delle altre squadre oppure stanno tirando qualcosa in più? Non lo so, questo non tocca a me parlare diciamo dei nostri rispetto alle altre squadre. Noi guardiamo, è normale, no? I concetti rimangono sempre gli stessi. Ci sono alcune squadre che sulla carta sono più forti di noi come allenatori, come giocatori, lo dimostrano non tanti i punti che siamo lì, quanto le cose. Ci sono squadre come per esempio Lecce che va a Ischia e vince 3-0 e noi dobbiamo vincere in grande fatica. Noi tutte le cose le otteniamo con grande fatica, altre squadre con meno fatica, dunque vuol dire che in generale sono un pochino superiori, ma tutte cose che sapevamo. Però il calcio è fatto di partita a partita e noi siamo lì, adesso vogliamo lottare fino alla fine, però se soltanto pensiamo soltanto a una partita dopo quella che dobbiamo giocare, perché abbiamo diciamo, alcune cose che sono leggermente inferiori alle grandi, ma lo sappiamo, può essere anche un punto di forza. Matera mancherà per dire un cancello, sì. Ma no, oggi infatti Caccetta non lo so, dovremmo vedere in settimana, è normale che Caccetta per esempio oggi lo volevo proprio fare entrare una mezz'oretta per fargli riassaporare dopo più di 2 mesi il campo, 2 mesi e mezzo, e poi abbiamo un attimo parlato, poi alla fine non me la sono sentita proprio perché non era una partita secondo me e questa variabile impazzita avrebbe costretto Cristian a dei cambi di fronte che dopo 2 mesi e mezzo di rientro sono complicati.
Abbiamo preferito questo, è normale che a Matera ci sarà, adesso vediamo fino a quanto avrà di energie, però insomma è ora che rientra con convinzione anche lui. Sulla tua domanda, Vittorio, cioè volevo finire quel discorso di 16-17 giocatori, c'è Parigi anche che avete visto quando è entrato. Sono molto contento perché sono ragazzi veramente che si sacrificano durante la settimana e ora hanno una grandissima unione anche di gruppo. Il problema è sempre quello dei giocatori: quando rientrano non sono al top. Dunque, e avete visto anche la Casertana, no? Quando cambia i giocatori, poi adesso ha avuto difficoltà, poi quando si adattano diventano più bravi. Il calcio è conoscenza e condizione fisica generale, è psicofisica, e dunque bisogna essere bravi a rimettere dentro i calciatori nel modo e nei tempi giusti. Speriamo di riuscirci.